Di nuovo il più cordiale ben connessi da parte della redazione sportiva RDA Radio 1 Web Radio Associate, naturalmente Radio Associate No Profit. Abbiamo sentito 30 minuti fa l'intervento di Marco Follese con l'M91 Genoa, il post Genoa Cittadella, un Genoa che sta in piena crisi. Noi l'avevamo preannunciato anche con le dirette che avevamo effettuato con Marco durante l'arco degli ultimi 2 mesi. Questo Genoa, che doveva essere una corazzata, un'armata, si è sgretolato. Siamo ancora nel campo delle indiscrezioni. Allora, prima abbiamo sentito M91 Genoa, adesso nel campo delle indiscrezioni e sussurri e bisbigli sentiamo un M91 speciale Genoa. Ci colleghiamo con Marco Follese. Marco, ci sei? Ciao Roberto, faccio prima a parlare a voce. No, gira voce che Ranieri abbia chiesto 2 milioni per 18 mesi più 3 milioni per la promozione e la società non so se accetta, boh, si sa niente, certi dicono accantonato, certi dicono che si devono ancora parlare. Io li spenderei, li spesi per Shevchenko, li spendi anche per Ranieri, ci mancherebbe. Però un'altra voce dice che a giugno hanno già l'accordo con Gasperini, qualsiasi sia la categoria, e questo è il fatto. Io potrei vedrei ancora, proverei Gilardino, perché dicono che Gilardino sia molto bravo. In primavera la squadra gioca veramente bene. 4-3-3, pressing, giocano bene, solo che la primavera ha fatto 11 partite, ne ha vinte 9. Adesso vediamo, giovedì vediamo un po' come giocano, però nel comunicato hanno messo Gilardino, nuovo allenatore ad interim. È questo che mi fa pensare. Vedremo. Ciao. Allora, io ringrazio Marco Follese da Imperia per le ultime sul Genoa. Chiaramente, ripeto ancora una volta, si tratta di indiscrezioni, di bisbigli, di sussurri, però sembrerebbe che dietro l'angolo, come nuovo allenatore, ci sia proprio Claudio Ranieri. L'unica cosa è che Ranieri forse avrebbe chiesto un accordo, un contratto ipotetico. Parliamo adesso nel campo proprio più ipotetico possibile di 2 anni, quindi la risalita in Serie A e l'anno successivo. Se al contrario la società è orientata, dopo questo anno che verrà definito di transizione, a chiamare e a richiamare dopo tanti anni Gasperini come allenatore del Genoa, indipendentemente dalla serie di appartenenza, ci sembra letteralmente strano che Claudio Ranieri accetti un anno, anzi, di essere il traghettatore di transizione del Genoa per poi lasciare il timone a Gasperini. Staremo a vedere. L'importante è per voi, amici e amiche tifose del Genoa, e per il nostro tifoso genuano per eccellenza nella redazione, ovvero sia Marco Follese, che questo Genoa riesca a risollevarsi perché ha una squadra da fare invidia a tutta la Serie B, però il timoniere ci deve saper fare. Ringraziamento ancora a Marco Follese de Imperia. Chiudiamo qui M91 Speciale Genoa e noi ci risentiamo al prossimo appuntamento. Grazie.